quindi ecco, poi alla fine del discorso. Però poi torneremo su questo, perché voglio andare subito a Napoli, quindi dice Adriano Panatta, i miti poi in un modo o nell'altro, non dico si dimenticano, ma l'immagine poi risulta offuscata. Andiamo subito dal nostro inviato Saverio Montingelli, che è nei quartieri spagnoli, se mi hanno detto bene, perché questo proprio a lui vogliamo chiedere, che ha girato per le strade di Napoli in questi giorni, questo possibile scudetto, questo momento magico del Napoli, va a offuscare un po' il mito di Maradona o no? Sì, Paola, buonasera, buonasera a tutti qui ai quartieri spagnoli, esattamente a Largo Maradona, si chiama proprio così questo posto dove è stato dipinto il primo murales di Diego Armando Maradona nel 1990. Tutto è esaurito, gremito di gente per festeggiare, è giusto usare questo termine, per festeggiare il compleanno del mitico campione argentino, avrebbe compiuto 62 anni, sono venute da questa mattina migliaia e migliaia di persone, sin da ieri è cominciato il pellegrinaggio, ma qui è quasi sempre così, Diego Armando Maradona è sempre nel cuore di tutti. Come sentite anche da questi cori che dimostrano quanto grande è l'affetto nei confronti di Maradona, che rappresenta tutto per Napoli. Qui ci sono maglie, cimeli, tanti ricordi del mito, del fuoriclasse del Napoli che ha vinto due scudetti. Tra un po' verrà scoperta la riproduzione del piede magico di Diego Armando Maradona. Ci sarà musica, ci saranno canti, balli, fumogeni. Quindi una grande festa per un mito che è sempre qui presente. E noi lo ricordiamo sempre con immenso piacere, come tutti quanti. A questo punto vorrei aggiungere, mentre si canta e si invoca sempre Maradona, che tutto si fonde con il momento magico del Napoli, un Napoli che è primo in classifica, un Napoli che punta a vincere lo scudetto, quindi un grande momento per questa meravigliosa città. Noi abbiamo qui alla mia destra, c'è il professor c'è il professor Bruno Siciliano, professore della Federico II di Napoli, dell'università, il Maradona della robotica, un professore affermatissimo che ha rifiutato anni fa di andare in America per lavoro, per seguire da vicino Diego Armando Maradona. A lui vogliamo chiedere se il Napoli dovesse vincere lo scudetto, verrebbe offuscato il mito di Diego Maradona o no? No, probabilmente no, anzi io sono sicuro che, diciamo, i napoletani ringrazierebbero Maradona. Perché? Perché lui ha dato a questa città la voglia di vincere, la voglia di competere, e quindi lo scudetto sarebbe in ideale continuità con i due che lui ci ha fatto conquistare. Ecco, vorrei sentire adesso la nuova generazione, mentre ci vediamo i fumogeni alle nostre spalle. C'è Claudia Vivenzio, giornalista di una televisione privata campana. Secondo te, appunto, lo scudetto eventuale del Napoli potrebbe offuscare Maradona? Direi che, visto che abbiamo la necessità di urlare per farci sentire, direi assolutamente di no, perché Maradona va al di là del mito calcistico, io lo metto nel panorama della storia di Napoli, è un personaggio storico che si inserisce nella tradizione di Napoli, nel DNA, nel tessuto di questa città, al pari di Totò, Troisi e direi Pino Daniele. C'è però questa volontà anche di guardare al futuro, perché questo Napoli, questo grande Napoli ce lo permette anche. Parliamo di 50 gol in 17 partite, soltanto 13 gol subiti, parliamo di un grandissimo Napoli che arriva a 13 vittorie consecutive, un Napoli europeo. Grazie ai tuoi ospiti. Il professor Siciliano, la collega, è tutto qui da Napoli, dai quartieri spagnoli, mentre la festa continua per Diego. Dai Saverio, canta anche tu. Saverio, canta anche tu per noi, perché questa energia che è arrivata dai quartieri spagnoli è fantastica. Allora, ammetto chiaramente, non offuscherà. Ma io, per carità.